Buongiorno a tutti, martedì 23 di febbraio e mi trovo qui in via dei Martiri a Manfredonia. Sono stato chiamato in realtà da tantissimi cittadini, invitato a verificare una perdita di acqua da una tubazione dell'acquedotto pugliese. L'acqua, questa risorsa preziosissima senza la quale la vita su questo pianeta non ci sarebbe, tant'è vero che hanno mandato da alcuni giorni una sonda su Marte proprio per verificare l'esistenza dell'acqua ed eventualmente anche della vita. Ecco, in effetti dopo la vedremo la perdita, c'è una perdita da più di un anno anche segnalata, però prima di vedere la perdita ho fatto un giro sul sito dell'acquedotto pugliese e ho letto chiaramente una importante pubblicità: acqua da amare insieme per dar valore al bene più prezioso. Ogni giorno ci prendiamo cura della risorsa più preziosa, la distribuiamo ai cittadini, la controlliamo. L'acqua è vita, è un dono, è forza che leviga la roccia, ma non è infinita e ha bisogno dell'aiuto di tutti, anche del tuo, per essere protetta, anche del vostro, dell'acquedotto pugliese, per fare in modo che questa perdita venga definitivamente, diciamo, eliminata. Però, regia, andiamo a vedere questa perdita. Bene, andiamo a controllare questa perdita. Vieni Lili, vieni con me. Bene, ci troviamo qui proprio sul luogo in cui vi è questa frattura su questo grosso tubo dell'acqua e come potete vedere dalle immagini sono eloquenti. Qui ci sono decine di litri di acqua da più di un anno, vengono dispersi qui realizzando addirittura una piccola paludina ma anche un rigagnolo di acqua che poi scorre lì in fondo e scende giù in questa piccola vallata. Ecco, la prossima volta ci porto dei pesci rossi, almeno insomma gli diamo la possibilità di replicarsi. Il punto è questo, che il cittadino che mi ha invitato a venire qui a denunciare lo ha fatto già diverse volte all'acquedotto pugliese, tant'è vero che io, adesso vi leggo anche, mi ha mandato anche gli ultimi avvisi di guasto segnalati da questo solerte, diciamo che cittadino di Manfredonia che ha a cuore la dispersione dell'acqua, una inviata il 7/10/2020 con la pratica numero 76-59-014, un'altra l'8/2/2021, col numero di pratica 79-45-183 e l'ultima il 19/2/2021. Ma nonostante ne abbiano parlato anche i mass media, le testate giornalistiche locali, questa perdita di acqua cospicua, perché sono decine e decine di litri d'acqua, un bene prezioso, ripetiamolo, va disperso in questo modo, quindi con un aggravio dei costi per l'acquedotto pugliese, ecco, non viene ancora riparata. Cos'altro bisogna fare per vedere riparata questa perdita ed evitare che questa acqua, bene prezioso, vada in qualche modo dispersa e costituisca un danno anche per noi contribuenti, insomma, perché sappiamo che poi i costi della dispersione dell'acqua, non so, ma probabilmente vengono anche posti a carico di noi contribuenti, probabilmente uso anche il condizionale. Quindi termino questo nostro intervento invitando il direttore dell'acquedotto pugliese o chi di competenza, i tecnici, a provvedere a riparare quanto prima questa perdita di acqua che oramai da più di un anno è qui presente per testimonianze ricevute da persone che mi hanno contattato, evitando che questo bene prezioso che è l'acqua vada disperso in questo modo assolutamente inaccettabile. Un saluto a tutti da Antonio Castriotta.